Abbiamo concluso i nostri interventi, le nostre riflessioni, e appunto se qualcuno ha voglia quindi di condividere qualche pensiero, qualche proposta, qualcosa, ovviamente siamo qua per parlare insieme. Forse la certificazione biologica, se uno va a vedere i report annuali dell'ISPRA sui pesticidi nelle acque, cosa devi dire? Noi l'abbiamo visto drammaticamente in Brasile, un contadino, un piccolo contadino, è stato condannato perché aveva usato, gli hanno detto che usava i semi transgenici del vicino, cioè con l'aria gli arrivavano i semi e andavano i semi nella terra. È stato condannato, cioè il livello di criminalità dell'agrobusiness è infinito. Non stiamo giocando, parlando allora, il punto fondamentale è questo, i piccoli contadini, che sono pochi e certe volte si devono adattare anche loro all'uso di pesticidi, compagnia verde, come abbiamo detto in altre occasioni, se non c'è un'alleanza con i cittadini, con quelli che comprano, io non voglio chiamare consumatori di questa parola, scompariranno. Questa è la realtà di fatto. E perché questi qui hanno intenzione di fare tutto artificiale. La chiamano agricoltura di precisione, la chiamano carne coltivata, la chiamano tutti, ma l'obiettivo fondamentale è ridurre tutto il mondo a quell'1-2% di contadini che coltivano in un modo artificiale. La PAC è diventata questa, il 70% dei soldi che dà l'Unione Europea va ai grandi contadini. Allora, quindi conviene fare la certificazione biologica quando poi nei fatti non è detto che poi si possa garantire, perché l'acqua e l'aria girano, non le ferma nessuno e c'è un inquinamento sia dell'aria che dell'acqua mostruoso. Allora, uno deve fare delle pratiche, pagare, eccetera. Dico questo per arrivare a un ultimo punto. C'è un movimento in Italia di contadini che si chiama esattamente Genuino Clandestino. Io non so se l'avete mai sentito parlare. Perché si chiama Genuino Clandestino? Perché dicono, io sono clandestino, ma sono genuino. Tu vieni a trovarmi a casa mia che ti faccio vedere. Non che ci sia un'intermediazione tra chi produce, chi vende e chi certifica. Qualsiasi tipo di intermediazione è in qualche modo qualcosa che deve essere remunerato dal punto di vista economico. Quindi io non è che voglio dire non fare la richiesta di certificazione di oggi, però sono tutta una serie di cose che si scontrano con una realtà inquinata nella matrice fondamentale, terra, acqua. Questi sono i dati. Quindi ce la possiamo raccontare solo. Dobbiamo resistere, dobbiamo difenderci, dobbiamo avere i meno danni possibili. Perché i criminali sono i più potenti del mondo. Sono i più potenti del mondo. La farmaceutica che si è unita alla sementificio. Non è un caso che la Bayer ha comprato la Monsanto. Cioè in mano i semi, cioè la vita, e poi li può fare. Funziona bene, che fanno malare, non ammalare, poi ti dà anche il farmaco. Cioè, queste qui sono persone ultra razionali, stanno raschiando il fondo del barile, però le cose sono veramente. Quindi la questione, tutte queste questioni che poi ci vogliono mesi, io credo che oggi come oggi si deve ritornare alla vendita del produttore, dal produttore che non ha bisogno di certificazione biologica. Questo è l'orizzonte. Che vuol dire anche il ritorno alla terra di persone che il lavoro dignitoso non ritrovano. Questo sto parlando sia a livello locale ma soprattutto a livello mondiale, inutile, perché uno viene cacciato dalle terre e va a finire nelle città di 30 milioni di abitanti a fare i delinquenti, ma alle mafie e alla polizia. Sono le cose, sono le testimonianze che abbiamo, abbiamo promosso queste due iniziative, è perché ce l'abbiamo nel cuore da 20 anni che noi andiamo in Brasile e abbiamo visto un paese deserto.
grande, 27 volte l'Italia, dove ci sono le città, in un puntino così 20 milioni di persone, in un altro 10 milioni, e le terre sempre più coltivate per soia e mais transgenico per la Cina e l'Unione Europea, coltivate con pesticidi prodotti dalla Monsanto, dalla Bayer, pesticidi proibiti in Europa, che però loro se li mangiano gli animali lì, i prodotti c'è la carne e la lezza. Quindi siamo in mano a una criminalità organizzata. Questo non è per fare l'esagerato, ma perché questo si congiunge con l'altra cosa che si chiama industria della malattia. Produrre malattia è un'industria, rientra nel prodotto interno.